e chiusura Mimmo per questa prima Monterotti della birra. Grazie ancora a Tricase per il sostegno ricevuto, grazie alla vostra regina bianca. Questa sera fortemente Tricase, grazie a tutti i paesi limitrofi qui giunti, grazie di puro cuore da Piero Veneri su Facebook. E siamo ancora Queen, 11 anni di White Queen questo 10 luglio del 2011, e i Cavalieri continuano ancora il loro fantastico viaggio in difesa dell'unica regina di ogni spettacolo. Lo ricordiamo ancora, è vivo e vegeto il nostro Brian Lee, Vito De Matteis, su Facebook. E batteria, il ritmo, la tempesta di battiti, di emozioni, il nostro amico Roger Taylor, Roberto De Micis, su Facebook. Infine il nostro divinissimo, indispensabile ingrediente, il nostro Mr. John Dickon, Tonio Giorgini, su Facebook.
Sei. Io vi regalo davvero la grande dimostrazione che nulla realmente muore se lo porti nel cuore e voi portate con voi. Almeno mi rivolgo a coloro che hanno avuto la fortuna di tastare il gadget, il preservativo, affinché il ricordo sia vivo. Il ricordo di Freddie Mercury non deve essere dimenticato, perché la sua scomparsa non è stata inutile, ha incrementato una grande battaglia nei confronti dell'AIDS. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di infondere il grande ricordo di un uomo che purtroppo morì prematuramente, ma sicuramente chi sarà il preservativo del White Queen di vita ne avrà. Grazie ancora alla Service, al Delta Service per la regia, un ringraziamento a tutte le persone che continueranno a seguire la band, tutte le date sul sito www.whitequeen.it. Ci vediamo a breve, restate sintonizzati, speciale White Queen su Rai 3, a brevissimo. Tutti gli amici saranno informati su Facebook, perché nonostante tutto lo spettacolo deve continuare. Io sono figlio del bene e il ricordo di Freddie Mercury è una cosa davvero incredibile. Grazie di essere stati tutti qui, buonanotte, buona estate. Ricordiamo ancora, per chi volesse portare il gadget del White Queen, la t-shirt.